Bella raga, aggiornamento della SIPA, continuiamo a parlare di fragranze di nicchia, ma soprattutto fragranze di lusso. Benvenuti a tutti in questo nuovo video. Come potete vedere, quest'oggi parleremo di 10 fragranze meravigliose, 10 fragranze estremamente lussuose per rendere il vostro inverno magico. Quindi quest'oggi una bella top 10 fragranze di nicchia e di lusso per l'inverno, non ce la toglie nessuno. Ci tengo a precisare che nella timeline di questo video troverete i vari capitoli, quindi se magari parleremo di una fragranza che già conoscete o magari una fragranza che già avete in collezione, potete agevolmente passare da un profumo all'altro. Non perdiamo altro tempo, immergiamoci in questa lussuosissima top 10 fragranze di nicchia e di lusso per l'inverno. Iniziamo questa fantastica top 10 col botto. Qui davanti a voi The Night di Frederic Malle. Qui il maestro Dominique Ropion ci ha regalato veramente una gemma e questa fragranza fa parte appunto della collezione Desert Gems. Una delle fragranze più estreme, anzi secondo me la più estrema di questa collezione. Andiamola a vaporizzare, una fragranza che veramente vuole omaggiare l'abbondanza, il fare feste in Medio Oriente. Infatti è una fragranza appunto, diciamo, targettizzata non per un pubblico occidentale. Una fragranza sicuramente difficile da indossare, ve lo dico fin da subito, ed è forse per questo motivo che la mettiamo al decimo posto, pur essendo una fragranza meravigliosa, perché la sua versatilità non è, diciamo, altissima. Facciamo giusto uno spruzzo, ragazzi, perché questa riempie veramente le stanze e sfonda porte e finestre. Questa fragranza sicuramente non è per tutti, soprattutto durante la prima ora. Al suo interno troviamo oud indiano naturale al 100%, ed è questo che forse la rende veramente così estrema e fa lievitare il prezzo di cui parleremo fra un istante. La particolarità di questo oud è che, a mio avviso, è anche l'oud un po' più estremo da avere nelle fragranze o comunque da indossare, è che è estremamente fecale, animalico, molto molto difficile. Però questa è una fragranza, ragazzi, che passata la prima ora, piano piano, questa parte animalica, non voglio dire va a ritirarsi perché è sempre presente, però lascia un po' di spazio a delle bellissime vibes cuoiate, e piano piano, col passare delle ore, perché questa è una fragranza, ragazzi, che ve la mettete al mattino e alla sera ancora bella presente, però quando dà il meglio di sé, secondo me, proprio, diciamo, dopo pranzo, ok, quando passano quelle 2, 3, 4 ore, perché va un po' ad addolcirsi, se vogliamo dire così, ovviamente nell'universo di questa fragranza. Una fragranza sicuramente non per tutti, una fragranza no da blind buy, una fragranza piuttosto rara da un prezzo importante. Pensate che questo flacone appunto da 50 ml va a costare oltre 600 euro, mentre il flacone da 100 superiamo i 1200. Data la scarsa versatilità, ovviamente io consiglio di non andare sui formati enormi di questa fragranza, ma già il 50 ml è più che sufficiente. Una fragranza che si piazza al decimo posto di questa fantastica top 10 per l'inverno, non perché non sia buona, ma sicuramente è un DNA estremamente di nicchia, non per tutti e con una bassa versatilità. E come dico sempre, non è una top 5 o una top 10 se all'interno non c'è un Roja Parfum. Qui davanti a voi Roja Qatar, una delle fragranze più belle della collezione del Golfo. Andiamola ad applicare, ne abbiamo già un pochino parlato sul canale, ma questa è veramente meravigliosa. Quelle poche persone che appunto l'hanno acquistata, una fragranza che purtroppo si può acquistare solo in blind buy perché è impossibile da provare in Italia, veramente sono rimasti felicissimi e hanno un gioiello nella loro collezione. Applichiamola. Quello che vedete davanti a voi è il formato da 100 ml che purtroppo non esiste più, e quindi potete trovare solo il formato da 50. La fragranza al suo interno è la medesima e dovremmo essere su un prezzo che si aggira intorno ai 500 euro per il formato da 50 ml. Roja Qatar vuole elogiare la potenza, la forza, l'abbondanza di questo paese, appunto il Qatar, e lo fa essenzialmente in tre fasi, in tre evoluzioni di questa fragranza. Erroneamente potremmo dire che questa fragranza è in apertura parte animalica, estrema, non come The Night assolutamente, però diciamo che, se proprio vogliamo essere ancora più precisi, l'apertura ricorda un po' come se fosse, non so, di gas, benzina, idrocarburi. Veramente molto interessante, molto artistica, sicuramente non per tutti, però qualcosa che non abbiamo già sentito in giro. Poi ci muoviamo verso, diciamo, l'aspetto dell'abbondanza. Se quella era la forza, ovvero materie prime importanti, adesso andiamo verso l'abbondanza. Troviamo, diciamo, un cuore fruttato, se vogliamo dire così. All'interno troviamo pesca e pera, veramente bellissima.
fine si uniscono a queste note animali che quasi come per magia, veramente stupende, e poi concludiamo il tutto con una nota gourmand di zucchero filato, veramente interessante. Lo so che detta così è strano, ma tutte queste tre fasi vanno veramente a rendere questa fragranza completamente unisex, e forse questa parte in apertura molto artistica con queste note di gas, benzina, petrolio, ecco, se vogliamo dirla tutta, vanno ad equilibrare molto non solo la parte fruttata e la dolcezza finale dello zucchero filato. Una fragranza che veramente vi renderà unici in quest'inverno, come ripeto, una fragranza da un prezzo importante, ma è veramente uno dei Roja poco chiacchierati che secondo me merita davvero di essere provato. Proseguiamo questa fantastica top 10 con una fragranza del brand Maison Crivelli. Qui davanti a voi Wood Stallion. Una fragranza che giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, più la indosso e più, diciamo, sale in classifica nelle mie fragranze cuoiate preferite. Magari registreremo un bel video top 5, top 10 fragranze cuoiate, non lo so, intanto iscrivetevi al canale. Andiamola ad applicare, così ve la racconto, e devo essere trasparente con voi. Se mi doveste chiedere, William, ma l'Oud in questa fragranza si sente tanto? Io onestamente vi risponderei di no, ma ci tengo a mettere un grande ma: va a rendere questo cuoio un cuoio diverso, un cuoio, non voglio dire mai sentito, qualcosa di nuovo, però sicuramente molto più particolare, perché non lo va a rendere animalico, e per carità non è di per sé una fragranza con un cuoio fumoso o acido, niente di tutto ciò, ma lo va a rendere scuro senza renderlo animalico, molto molto interessante, devo essere trasparente. Ecco, se devo trovare una fragranza, magari alcuni di voi mi dovessero chiedere, William, ma a quale fragranza potrebbe assomigliare? Ecco, l'unica fragranza che mi viene in mente è forse al Fetty Leather di Penaligons, estremamente molto più raffinata. Attenzione, non le voglio proprio collegare in questo modo, però posso dire che sicuramente Wood Stallion è sulle stesse vibes di al Fetty Leather, ovviamente molto più scure, molto più dark, molto più presenti, molto più on your face, e questo mi piace molto. E ambedue condividono il fatto di essere, diciamo, un cuoio speziato, e più rimane sulla vostra pelle e più si va ad addolcire. Molto molto interessante, e si merita senza ombra di dubbio di essere in questa fantastica top 10. E ripeto, sta salendo molto velocemente anche la top 5, top 10 proprio della categoria profumi cuoiati. Quindi se magari, diciamo, state sperimentando con questo brand o avete Oud Maracuja, di cui abbiamo parlato, magari vi lascio il link alla recensione, Oud Stallion potrebbe essere la vostra prossima fragranza da provare, almeno del brand Maison Crivelli, e sta da Dio in questa top 10. Proseguiamo la scalata, e qui davanti a voi una fragranza esclusiva del brand italiano Pantheon Roma. La fragranza di riferimento è Z, una release rilasciata in esclusiva per la profumeria Zor di via Monte Napoleone a Milano, quindi se volete provarla, quella è la destinazione. Andiamola ad applicare, ne abbiamo parlato ovviamente nel video top 3 Pantheon Roma, i miei, diciamo, 3 Pantheon Roma preferiti. Vi lascio il link ovviamente qua, così ve lo andate a recuperare. Parleremo di Z, ma anche di altre fragranze molto molto belle. Una fragranza, ragazzi, che ha conquistato il mio cuore. Abbiamo in apertura una ciliegia scura, dark, fumosa, estremamente succosa, veramente, che poi viene immersa in una crema di cuoio e oud. Non estremamente animalica, per carità, non ai livelli di The Night, però sicuramente una fragranza, diciamo, con carattere, ok? Una fragranza da prestazioni incredibili, anche nelle giornate dove qua in Inghilterra scendiamo anche sotto lo 0, meno 2, 4, 5. Z è una fragranza che tu ti metti al mattino e te la togli forse la sera. Veramente molto molto interessante per tutti coloro che cercano queste vibes, non so, cuoiate animaliche con questa bella ciliegia dark leggermente fumosa. Ragazzi, questa è una fragranza bellissima, secondo me da un ottimo rapporto qualità-prezzo. Dovrebbe costare intorno ai 380 euro, se non erro, singolo formato da 100 ml, estremamente esclusiva, quindi se siete appassionati del brand Pantheon Roma e volete rendere la vostra collezione ancora più esclusiva, secondo me Z è la fragranza da aggiungere in collezione.
Potevamo registrare una top 10 per l'inverno e non inserire neanche un penale, Goss, ma assolutamente no, ragazzi. Qui davanti a voi Cairo della collezione Trade Roots, ispirata alle rotte commerciali inglesi. Una fragranza di cui sicuramente si è già parlato, una fragranza di cui abbiamo parlato tanto su questo canale, però non può mancare in questa classifica perché è una delle fragranze che veramente ti scalda più il cuore e fa ricevere più complimenti del brand Penaligos. Una fragranza da delle prestazioni sicuramente importanti, una fragranza calda, avvolgente, veramente con delle materie prime che a me fanno godere tantissimo. Veramente bellissima, cioè ogni volta che la applico, pur avendola da anni in collezione, veramente mi fa sorridere, mi fa stare bene. È una fragranza dove c'è una vaniglia sicuramente bella presente, c'è una rosa, un touch di zafferano e c'è un fondo leggermente più ruvido e sporco, ma proprio veramente una spolverata. Si sente molto di più quando la applicate su pelle, però è una fragranza meravigliosa, piace davvero tanto al pubblico femminile e ritengo sia una fragranza totalmente unisex. Veramente sta da Dio ad un uomo come sta da Dio su una donna. La Trade Roots, ragazzi, non è la collezione più prestigiosa come Portraits, però io ritengo che sia la collezione con il miglior rapporto qualità-prezzo del brand Penaligos. Fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate e se anche voi adorate indossare Cairo d'inverno, e non poteva che non essere in questa fantastica top 10. Siamo arrivati a metà classifica e al quinto posto troviamo una fragranza del brand Amouage, qui davanti a voi Silver Oud. Un'altra fragranza sicuramente importante, da un DNA non facile, andiamola ad applicare. Ne abbiamo parlato appunto in uno degli ultimi video pubblicati sul canale, dove andiamo a mettere in comparazione Silver Oud e King Blue, un'altra recente release di questo fantastico brand. Ho voluto scegliere Silver Oud perché è una fragranza che mi ha sorpreso veramente sotto tanti punti di vista. Una fragranza, forse una delle mie prime fragranze con vibes fumose che ho veramente apprezzato. Ecco, sicuramente il mio primo Amouage, questo ormai lo sapete. Questa è una fragranza, ragazzi, dove troviamo sì un oud animalico, però estremamente fumoso e secco, asciutto, ok? Ripeto sempre questa storia, è come se una fattoria avesse preso fuoco e nell'incendio avessimo perso, non so, cuoio, selle dei cavalli. Inevitabilmente al mattino ci sono ancora i detriti fumanti e sentiamo questo odore, legni bruciati, magari dello sterco che ha preso fuoco, questo cuoio, queste selle, insomma tutto quello che abbiamo perso in questo incendio. Per me Silver Oud è veramente questo, una fragranza che almeno nella prima ora, nella prima mezz'ora è molto molto difficile da indossare, c'è questa parte animalica, fumosa, bella asciutta, molto molto presente, ma dobbiamo veramente fare, lo dico sempre, un atto di fede, indossarla, veramente due spruzzi, lato destro, lato sinistro del collo, non di più, non strafate, diciamo, la prima volta, e dopo la prima ora il tutto si andrà ad addolcire, ovviamente sempre nel contesto di Silver Oud e nel contesto e nell'universo Amouage. Una fragranza molto molto interessante, sicuramente non una fragranza per iniziare con la nota di oud o magari con queste note un pochino particolari. Tutte le piramidi, insomma, del brand Amouage sono sicuramente difficili, e questa, diciamo, non è da meno, quindi sicuramente da provare, però si meritava di essere in questa fantastica top 10. Fatemi sapere nei commenti se anche voi amate questa fragranza, perché io veramente ne vado matto. Prestazioni che neanche ve lo sto a dire, ve lo mettete la sera, veramente, anzi al mattino, alla sera ce l'avete ancora, ve lo mettete la sera, ce l'avete il mattino dopo, insomma si fa tranquillamente 8 ore, ma anche di più, ve ne sono fatte 10, forse anche di più, veramente eccezionale. Ci tengo veramente a un vostro commento, fatemi sapere cosa ne pensate di questa fantastica release. Incominciamo a vedere il podio, siamo al quarto posto e qui davanti a voi una fragranza del brand Matière Première, veramente un brand incredibile che veramente va a dare una boccata di ossigeno al mondo della profumeria di nicchia, e qui davanti a voi Falcon Leather, una fragranza veramente bellissima, un cuoiato diverso dal solito, un cuoiato per tutte le persone che magari si sono stufati dei soliti cuoiati. Io ogni volta che la indosso, ragazzi, rimango stupito da che profumo hanno fatto, perché definirlo, ah sì, una fragranza cuoiata è anche riduttivo in confronto a questa fragranza, veramente, veramente bellissima. Ovviamente ispirata al gualto dei falconieri, una fragranza sì che
ha una parte cuoiata piuttosto importante. Non la definirei, ecco, una fragranza fumosa, ma essenzialmente un cuoiato speziato. Abbiamo questo labdano che gioca un ruolo fondamentale. C'è dello zafferano che va a rendere anche un pelo ruvido questo cuoio, e mi piace molto. Non voglio dire grezzo, non voglio dire maleducato, rimane piuttosto raffinato, però diciamo va un po' a grattarlo, va a rendere un po' più ruvido, e mi piace molto. E poi c'è questo catrame di betulla che, io leggendo anche in giro, viene usato appunto nel processo della conciatura delle pelli. Molto interessante. Sto sempre studiando un po' in più queste fragranze, perché ogni fragranza ha qualcosa da insegnarci. Una fragranza che ovviamente ho aggiunto in collezione non da tantissimo, però diciamo che ogni volta che la applico mi stupisce, perché ti aspetti una fragranza, magari anche dal nome, Falcon Leather, poi la applichi e in base, diciamo, al clima, in base alle varie giornate, anche come ti senti tu, ti dà delle vibes diverse. Veramente un cuoiato molto molto bello, che va benissimo sia per tutti quelli che magari vogliono iniziare con questa nota, vogliono qualcosa di qualità, qualcosa di unico, e sia magari per coloro che hanno tante bottiglie appunto cuoiate. Falcon Leather, ragazzi, gioca un ruolo fondamentale e scalderà senza ombra di dubbio il vostro inverno, e veramente attirerà tanti consensi e complimenti. Siamo finalmente giunti sul podio, e al terzo posto troviamo una fragranza che mi ha fatto veramente uscire di testa. Parliamo del brand francese BDK, e qui davanti a voi Tabac Rose. Ragazzi, mettere queste fragranze sul podio è stato estremamente difficile. Già metterle in una top 10 è stato, diciamo, abbastanza complicato, ma il podio è stato terribile. Le amo, veramente, le amo. Ogni giorno cambierei queste tre posizioni, perché per me sono tutte veramente da primo posto. Andiamola a vaporizzare. Questa è una fragranza alla rosa. Ne ho tante fragranze alla rosa, come ben sapete. Mi piace moltissimo nelle varie sue declinazioni, però questa è una rosa medio orientale, ok? Come ci consiglia il nome, c'è sicuramente del tabacco, c'è sicuramente la rosa, però diciamo questa fragranza si esprime, a mio naso almeno, attenzione, in due fasi. La prima è bellissima, la adoro. Abbiamo questa rosa turca che è presente, giovane, dinamica, frizzante, stupenda, aiutata però a questo, diciamo, parti a ballare da della prugna e del limone. Però non è una prugna, diciamo, sciroppata, scura, come a volte viene utilizzata, ok? No, rimane bella brillante, come se fosse un po' una nespola, ok? Quindi con questo limone, che sicuramente va tanto in aiuto, e questa bella rosa brillante, abbiamo una rosa turca fruttata, frizzantina, giovane, facile da indossare, sì, una fragranza che tende leggermente al dolce, se vogliamo, diciamo in pieno rispetto delle tradizioni medio orientali, molto molto buona. Poi però ci spostiamo verso la seconda parte della fragranza, che è altrettanto interessante, dove a mio naso, ragazzi, la cannella e il tabacco, insieme sempre a questa rosa che rimane sempre la protagonista di questo party, vanno a darci delle vibes un pochino più speziate, si va un pelo più a scaldare. Devo essere trasparente con voi, il tabacco non lo sento tantissimo, è presente, però sicuramente la cannella, almeno a mio naso, non voglio dire va a sovrastare, però diciamo è la migliore amica di questa rosa in questo party. Una fragranza che rimane veramente luminosa, giocosa, leggermente speziata, quindi niente di animalico, niente di scuro. Io non sento, devo essere onesto, nessuna traccia di zafferano, almeno a mio naso, o comunque se ci dovesse essere, veramente blendato molto molto bene. Una fragranza stupenda, e questa è una fragranza che, anche se hai 10, 15, 20 fragranze alla rosa, questa ti serve in collezione, perché ti va veramente a dare quelle bellissime vibes medio orientali, facile da indossare, giocosa, frizzante, hai una cena fuori, hai un party, te la vai a mettere, molto molto bella, con un ottimo rapporto qualità prezzo, una durata, ragazzi, devastante, veramente prestazioni importanti. Si meritava di essere in questa top 10, ma che dico, di essere sul podio, terzo posto per Tabac Rose di BDK. Proseguiamo la scalata di questa top 10 fragranze di nicchia per l'inverno, e qui davanti a voi una delle ultime release del brand italiano di nicchia e di lusso Rito. La fragranza di riferimento di cui parleremo oggi è Blackout, una fragranza veramente meravigliosa. Guardate che presentazione, il flacone, il tappo, ogni singolo elemento, anche la grafica nella box, veramente mi fanno impazzire e vanno a rispettare proprio il concept del nome di questa fragranza, Blackout. Il bello di questa fragranza,
che la cosa simpatica, che la va a rendere ancora più enigmatica, è che appunto le note olfattive e la piramide non sono state dichiarate, ed è questo molto molto bello. Quindi vi racconterò quello che io personalmente ci sento al suo interno. Abbiamo parlato anche della ultima release appunto di questo fantastico brand, Gran Gala, quella col flacone bianco, e devo essere onesto con voi ragazzi, in collezione stanno troppo bene vicino. Ma andiamo a vaporizzare questa fragranza, che quando l'ho applicata per la prima volta mi ha dato veramente un brivido lungo la schiena, e ho detto finalmente qualcosa di diverso, qualcosa di artistico all'interno del mondo della profumeria di nicchia. Una fragranza che mi ha emozionato, una fragranza sicuramente da un DNA importante ragazzi, attenzione, è piuttosto diversa da Gran Gala, una fragranza, mamma mia, che va ad omaggiare proprio il nero, la sua eleganza, ogni volta che la sento, veramente sento un po' quel brivido dietro la schiena, mi fa impazzire, è un po' come camminare in un vicolo magari della vostra città, ok, dove quel lampione si è fulminato e avete un po' quella paura, ok, però non so, prendete un bel respiro e diventate un tutt'uno col buio, ok, mi ha dato quella sensazione lì. Poi subito dopo mi sono ritrovato, non so come ragazzi, però questo è il bello della profumeria di nicchia, mi sono trovato da solo in un teatro a luci spente, e hai un po' quella paura perché non sai dove ti trovi, non sai perché, non sei lì al buio, non sai cosa fare. Mi sono ritrovato lì sul palco, ovviamente ci sono i tendaggi, ci sono anche poi le sedie in velluto, infatti questa fragranza a mio naso almeno apre fumosa, però anche talcata, ok, come mettere il naso all'interno appunto di queste tende, di questo velluto, di questo teatro e respirarlo, ok, mi dà proprio quella sensazione di raffinatezza, devo essere trasparente con voi, pur essendo una fragranza estremamente scura, tenebrosa, però molto molto bella. Poi non so neanche io perché, però ripeto, ho sentito come se ci fosse un rinoceronte all'interno di questo teatro, ci sento una nota animalica estremamente raffinata, veramente solo un touch, e ho sentito veramente il suo respiro. Io veramente non so neanche come sia possibile questa cosa, però questo è quello che mi ha dato Blackout, queste due immagini, questi due racconti. Una fragranza che neanche voglio parlare di prestazioni, perché è offensivo a questa fragranza, la fragranza che ti metti al mattino e forse te la togli la sera, una fragranza veramente con un ottimo rapporto qualità-prezzo, dovrebbe costare sui 285 euro ragazzi, ma è qualcosa di nuovo da ogni punto di vista, della presentazione, il concept, dal punto di vista olfattivo, veramente una fragranza meravigliosa che veramente scalderà il vostro inverno e vi renderà veramente unici. Blackout del brand Rito. E al primo posto di questa fantastica top 10 troviamo Grand Mask del brand svedese Panadora. Abbiamo già fatto una bella recensione completa e vi lascio il link. Andiamola a vaporizzare perché veramente qua siamo al top. Una fragranza che veramente ha un DNA unico, una fragranza, mamma mia che bella ragazzi, con un musk di cervo bellissimo, è questo che rende questa fragranza particolare. Molte volte per avere queste vibes dobbiamo avvicinarci a delle fragranze magari medio orientali, invece qua rimaniamo in occidente, rimaniamo in Europa, veramente bellissima. Abbiamo questa rosa, questo cardamomo, questo musk di cervo bello animalico, bello presente, come veramente avvicinarsi a questo cervo e sentire il suo odore dal suo pelo, veramente bellissima, pur essendo estremamente raffinata ragazzi, quindi note animali che sì, ma piuttosto indossabili. Dopo la mezz'ora veramente si crea la magia, si vanno a unire queste spezie, si va a ripulire questo musk, questa rosa aiuta, questo cardamomo di altissima qualità va a rinfrescare, veramente una fragranza meravigliosa con dei legni sicuramente importanti, una fragranza che veramente vi renderà unici in questo inverno. Veramente vi consiglio di andarvi a vedere la recensione completa, perché questa può essere veramente la fragranza, il punto di svolta nella vostra collezione. A me non è dato sapere se all'interno troviamo del musk di cervo naturale o sintetico, ma ho avuto la fortuna di sentirlo appunto naturale, e veramente ragazzi qua il brand Panadora, anche se non l'avessi usato naturale, veramente complimenti, perché è veramente molto molto simile a quello naturale, veramente una materia prima di altissimo livello che non si sente tanto in giro, ed è per questo che appunto vi renderà un po' più unici in questo inverno. Molto molto bello, persistenza ovviamente al top, una fragranza veramente meravigliosa. Fatemi sapere nei commenti se l'avete mai provato o se già avete magari in collezione una fragranza del brand Panadora, perché ci tengo veramente tantissimo.
siamo giunti al termine di questo fantastico video, un video che mi sono veramente divertito a fare, a organizzare, a creare la classifica, insomma una top 10 lussuosa, preziosa e veramente bellissima. Ditemi chi vi porta questi contenuti, a parte gli scherzi, ci tengo davvero a sapere la vostra, ragazzi, se magari grazie a questo video avete scoperto magari qualche fragranza che ancora non conoscevate, o magari mi fate sapere se già avete alcune di queste fragranze giù nei commenti, perché ci tengo davvero tanto, leggo tutti i commenti e rispondo con estremo piacere, ormai lo sapete. E se non mi seguite magari sugli altri social come Instagram o come TikTok o il nuovissimo Threads, beh, vi invito a farlo, ragazzi, c'è il link qua nell'info box. Magari a voi non costa niente, ma per me significa davvero molto. E noi, come di consueto, ci vediamo a un prossimo lussuosissimo video.